Repubblica, Corriere della Sera, Stampa, direttrice del TG3, presidente della RAI, ha ideato e condotto per 18 anni la trasmissione RAI in mezz'ora e poi decidi di andare in questo mondo che così è stato finora descritto a Corrado Augias. Perché ti sei candidata? Questa domanda è una domanda sbagliata se la fai con questa diciamo introduzione. Mi ha molto colpito questa storia. Tu veramente pensi che il mondo dove vado è quel mondo lì che avete descritto? No, mi domando come mai... No, lo dico, sai perché? Sì, sì, ti rispondo. Perché la politica, mi domando come mai non ti spaventa. Pensiamo che la politica è finita ed è quella roba, abbiamo chiuso col nostro mondo. La politica è quello che ha formato l'Occidente, cioè quello che ha dato la cultura all'Occidente sono state le assemblee greche. Cioè, voglio non dire. Spinelli, dici. No, non Spinelli, senti, no. Allora, però, te la pongo dall'altra parte. Non ti sto dicendo che ho fatto una scelta facile, ecco, però anche perché io tu sono avevi detto che non ti candidavi. rispettosa. Ah, vabbè, ho detto che non mi candidavo. A settembre poi sono successe una serie di cose, Cosa è questa cosa successo? poi è arrivata a marzo. Non ti sembra che ci siano sufficienti ragioni perché uno possa pensare che è molto interessante buttarsi in politica? Dimmi tu. Diccele. Poi, scusate, visto che questa domanda me la fanno tutti, dal momento che poi una serie di premier che dicevano che non si sarebbero candidati, si sono tutti candidati, penso veramente di essere stata ancora una volta una persona che ha, come dire, aperto il cancello giusto. Allora sì, Meloni, Calenda, Renzi, Dai! Schlein, la segretaria Però del io tuo andrò in partito. Europa se vinco, perché non è proprio facile, perché il mondo che tu, da cui sei molto orripilato, è un mondo difficile. No, E ti però, senta, assicuro io che è faccio domande, non è che do divertente. giudizio, No, faccio quella era domande. Beh, certo, tu vedi queste. Non so se è un'affermazione. pronta quella di Toti, l'abbiamo, la intercettazione di Toti. Ne è uscita ora una che stiamo preparando e in cui sostanzialmente dice: ma diamo una mano a Bucci, mi pare, in fondo a quelli non li abbiamo pagati, una frase del genere. Cioè, tu vai con grandi ideali, con grande cultura politica, con un'esperienza lunghissima, perché tu hai Ma conosciuto poi io tutti i sono politici, nata vai in un nella mondo politica. Giovanni, veramente. vi siete dimenticati che io vengo dalla politica, da quando avevo 16 anni, a parte una famiglia così. Cioè, la politica è il mio mondo. Io posso soffrirne della sua corruzione, ma ho sempre dedicato a questo mondo una grandissima attenzione perché penso che, guarda, ti dico una cosa su cui saranno tutti in disaccordo. Io penso che l'ambizione che c'è nella politica è l'ambizione più grande che una persona può avere, quella di avere un ruolo che determini le vite dei suoi coevi, dei suoi cittadini. Non è così, la politica è cambiata, la politica è corrotta, diciamo, non è un'arte perfetta, peraltro non lo è mai stata, neanche No, nelle lo sue più diceva pure cose. Augias, no, Però, se rubava Ponzio Pilato, figuriamoci. Giovanni, vale la pena tentare. Riprendiamo Ponzio Pilato, aveva a che fare non solo con i Non furti, ma c'entra anche Ponzio col Pilato, populismo. c'entrano. Ponzio Che Pilato quando non tu faceva arrivi in politica, un'epica, era un molte giudice, persone saranno in disaccordo con potrebbe me, essere un giudice. mandava le persone a Comunque morire, ha sbagliato mandava verdetto le perché persone a morire. trascinato, no? Trascinato dalla popolazione. In che momento tu entri a far politica? Che impressione ti dà il potere del governo adesso, il potere di Giorgia Meloni adesso, il potere di questa destra che Guarda, tu hai visto Giovanni, questa è una nascere? cosa che ovviamente diciamo, tu non hai citato carinamente e di cui io non ho mai parlato, però una cosa mi devi permettere di dirla, visto che questa è la mia prima intervista e credo essere stata silenziosa a sufficienza. Sai che cosa mi ha deciso il fatto che non potevo restare in Rai e che non potevo neanche restare, diciamo, marginalmente in giro senza fare una scelta maggiore? La Premier ha detto di me più di una volta e anche dopo che sono andata via che io non ero una giornalista. C'è scritto anche nel libro, in un libro di intervista sua, che lavoravo in Rai perché avevo in tasca la giusta tessera e che quando me ne sono andata, ha detto, parlando anche con Fazio, quando Fazio è annunciata se ne vanno, credo fosse un comizio finale, sono ancora arrabbiata, scusami. Mi trema la voce.
perché sono così arrabbiata. L'emozione di Lucia Annunziata in televisione è una novità, questo è un po' d'acqua. Così prego. Arrabbiata perché mi dice e scrive, e lo dice in un comizio Caltanissetta, che se io e Fazio ce ne andiamo è perché con noi non crediamo, non c'entriamo col sistema meritocratico, perché loro invece riporteranno in Rai il sistema meritocratico, e questo è quello che sta succedendo in Rai. Giovanni, questo te lo vedi tu, voglio dire. Ma il problema di fondo, il problema allora, di fondo vediamo di venire, è di aiutarti. Che io mi sono estremamente arrabbiata, ma estremamente arrabbiata. Ti è chiaro? Perché? Perché io perché sono una giornalista, sai? Perché non delegittima perché mi delegittima. Il dissenso, perché non... Giovanni, io sono... ho fatto 26 anni di Rai e ho fatto 53 anni di giornalista, e così sapete tutti la mia età. No, il punto di fondo... Prego un po' d'acqua. Grazie. Il punto di fondo di questa cosa è che... tante persone pensano che il giornalismo significhi non avere opinioni. Io non credo che esista un uomo, una persona, una donna, chiunque, che non abbia opinione. Sai come ho risolto nella mia vita il problema? Io ho vissuto molto anche nel mondo anglosassone, questa tematica c'era lì e anche lì è stata risolta differentemente. Cioè, io ho risolto il mio problema con la mia grande, con il mio, diciamo, grande opinione, grande passione per la politica a sinistra, diciamo. Sai perché l'ho fatto? Dicendo, io lo dico. Poi voi mi giudicherete quando c'è una persona davanti a me se ho trattato peggio quelli di destra o quelli di sinistra. Ora, Berlusconi è andato via dalla mia trasmissione, ma nessuno ricorda il barba e capelli che fece a Prodi subito dopo, l'altra volta. Cioè, chi di voi può dire, chi di voi può dire, e voglio avere anche la tua opinione, che io sono stata un servo di un partito in questi 53 anni, mi dispiace, sono molto offesa, al punto che me ne sono andata. E quando poi è arrivata l'idea che forse era il momento, forse voglio dire, è un casino in giro, no? Cioè, voglio dire, c'è la guerra, cioè siamo in mezzo, come dire, a una grande tempesta. Oh, quanto poi Elly alla fine mi ha permesso di fare l'autonoma, di entrare come indipendente, di, come dire, avere la mia... Io questa campagna elettorale me la pago anche con un piccolissimo mio budget, eccetera, e non ho fatto fundraising, perché i fundraising ti fanno arrivare i soldi, ma poi diventano la carta a cui ti impiccano. E arriviamo a quello che sta succedendo in Liguria. Sai cosa ho pensato? Che era interessante farlo. Sai cosa? E non mi sono ancora pentita, penso. Io su un po', cosa anche vorrei se non è facile. Il tuo parere sulla capacità che ha Giorgia Meloni, e mi dirai se ha ragione o ha torto, di rovesciare le situazioni. Ma che hai mai fatto stasera? Sono tremo tutta. Che gli avete dato? Mi avete... che mai avete dato? È acqua, sì. No, perché qua i nemici... È il mio ritorno in televisione che mi sconvolge. Vai. No, non ti deve sconvolgere. Stai serena, come direbbe un predecessore di Elly Schlein. Allora... tu vai via dalla Rai perché dice questo non è il mio mondo. Va via anche... No, non ho detto che è il mio mondo. Il mio editore pensa di me che non sono una vera giornalista. Il mio editore può dire una cosa del genere, ma io posso andarmene se il mio editore pensa che non sono allora, una vera giornalista. Aspetta, ora ti apro un mondo. Allora, una volta si usciva dalla Rai, non si lavorava, no? Biagi, Santoro, Luttazzi, perché il mercato era bloccato, Mediaset e Rai. Adesso c'è il mercato. Fazio ha un'offerta, va via. Mentre prima, diciamo, c'era l'editto, adesso c'è una sorta di lettera scarlatta. No, te ne vai, ma cerchi i soldi. A te ti dicono, se ne va, ma vuole andare in politica. E diciamo, chi rimane in Rai a questo punto? Questi sono fatti vostri. Io ho divorziato dalla Rai 11 mesi fa. C'ho ancora 2 mesi di... io se non fossi, diciamo, non potrei neanche essere qui più o meno, perché c'è stato anche un accordo di non concorrenza, sì. Giusto, peraltro io vabbè, l'ho accettato perché candidata. L'ho firmato, certo. Cioè, adesso... Però voglio dire, io e la Rai abbiamo fatto un bellissimo divorzio, qualcosa come 10 mesi fa, 11 mesi fa, non mi ricordo,
e ci siamo felicemente E dimenticati allora l'uno dell'altro. Uno si ti divorzia, non è che poi sta a vedere che cosa fa succede mio a marito? casa di mio Allora, marito. però ti faccio vedere un'altra cosa. Sai cosa è successo con Don Patriciello, no? Il prete antimafia? De Luca, il governatore del Lazio, ha detto: ah, quello è il Pippo Baudo della Camorra, una cosa del genere. Una frase brutta. Giorgia Meloni è scattata e ha risposto così. Sì. Ho trovato chiaramente le parole del Presidente della Regione Campania vergognose nei confronti di padre Maurizio Patriciello, che dobbiamo ricordare essere sotto scorta per le minacce ricevute dalla Camorra. Quindi chiaramente deridere una persona che è sotto scorta per minacce da parte della criminalità organizzata è secondo me un segnale spaventoso. Però c'è un prequel. Guardiamo, Meloni su Saviano. Saviano, hai fatto i milioni sputtanando la tua città e poi te ne sei andato a vivere a New York. Non ci venire a pontificare. Storie da raccontare che nessuno scrittore racconta. Forse perché i camorristi fanno vendere molto di più, ci si fanno le serie televisive, regalano celebrità, ricchezza. Questa è la donna più votata d'Italia. Allora, che riflessione ti fa venire questa sulla premiership, sugli italiani, sulla politica? Su cosa vuoi riflettere? Una volta che una dice una cosa, è il contrario Intanto di la quello che ha cosa che sempre adoro fatto. di Giorgia, perché c'è una cosa che adoro, che lei usa il doppio standard a suo favore senza nessuna esitazione. Cioè, se ti va bene difendere una persona, lo difendi, se invece è una persona che non ti piace, puoi dire di lei tutto quello che vuole. Io mi sono limitata a dire quello che lei ha detto di me ufficialmente, ma, come dire, sono stata fortunata perché il livello di attacco alla reputazione delle persone è un fatto politico, non è un fatto di scortesia. Chi ha tanto potere come lei, perché ne ha tanto, è una persona che ha una definizione del mondo attraverso questo. Cioè, chi ha il potere può anche denigrare gli altri. Guarda, non ti sto dicendo cacciare, uccidere, cose, ti sto dicendo la denigrazione. La denigrazione è un elemento molto importante perché l'unica cosa che noi abbiamo nella vita è la reputazione. Non abbiamo altre cose. C'è la campagna di Atreju. Lei dice: beh, ma la sinistra, la gente così non riesce a scherzare, a ridere su quello che succede. Prendete Atreju, guardate, hanno fatto una serie di manifestini. Lilli Gruber, non farti fotte, vota Giorgia. Zero Calcare, difendo Cospito e Ilaria Salis, non fate come lui, scrivi Giorgia. Mimmo Lucano, due fuorilegge. Poi c'è Roberto Saviano, gridalo, insomma. Utilizza i volti famosi, poi ci C'è la sono ragazza di Fazio, c'è Littizzetto, e personalizza il nemico con dei volti popolari. Quindi lei è l'alternativa di un nemico Io sono entrata radical chic. soltanto nella gara delle brutte, perché c'è stata una deputata che faceva una cosa anche molto bene. O me o lei, le altre erano tutte brutte, Ah, era veramente. la Quindi Ceccardi. sì, io sono Però entrata lei si è solo paragonata. perché questo Si ritiene bellissima perché ha scelto molti è un'altra paragoni, no? opinione, diciamo, che spesso la destra ha espresso nei miei confronti, che sono veramente brutta. E un'altra anche, devo dire, che sono una napoletana, parla grazie come state, con l'accento così, ecco, voglio dire, Vabbè, faceva quindi pure De va Mita, dai. bene, È un appunto, no? livello Cioè, alto. perciò dico, sono cose carine, lasciamole Però c'è perdere. un punto di queste, diciamo, di queste elezioni europee. Vengono digerite così sbrigativamente, con un paio di slogan attaccati a due persone. Pensa a Vannacci, no? Vannacci addirittura lancia Oh, le ma tu frasi che da bar. faresti senza Vannacci? Ma non cominciare a parlare, a sputare sul pane che No, ti guarda, noi ne guadagni parliamo con poco, ma più Vannacci. che altro perché temo che il pubblico di Sette non sia molto interessato No? a questo approccio della destra, è più preoccupato dall'approccio di cui parlavi prima, no? È questo che ti volevo chiedere. Cioè, da una parte ci sono nomi buttati là, lo stesso PD è strano, perché presenta Tarquinio che per la pace è a favore dell'aborto all'interno del PD, intanto ci sono posizioni all'interno del Partito Ma scusa, a Democratico te molto non ti sembra un differenti. fatto di civiltà? Guarda che dentro il PD c'è stata molto questa discussione, sono entrata in mezzo pure io perché c'è il gruppo di tre indipendenti. Ma un partito deve essere unito sulle decisioni finali, anche magari a costo di votare a maggioranza, ma quando si parla,
si discute, quando un partito fa male a non avere altre voci interne, capisci? Beh, Cioè, vabbè, però questo è il ci sono temi punto. che, Ma no, ma questo è il diciamo, punto. Cioè, il dare le armi problema all'Ucraina, non dare le ascoltami. armi all'Ucraina, allora devono I trovare una problemi posizione. e È troppo sì. comodo far parlare tutti No, insieme, dice così ci votano non tutti, è no? così, non è così. Perché poi ci sono dei punti su cui la discussione, vedi l'Ucraina, non è una discussione fissa. L'Ucraina di 2 anni fa richiedeva delle cose, l'Ucraina di oggi era una diversa situazione. Cioè, le discussioni, le decisioni nascono insieme a una realtà che cambia e avere tutte le voci è molto importante. Cioè, non so, questa cosa qui, uno dei problemi dei partiti è che si sono chiusi su se stessi. È chiaro? Così li aprite. Eh? Lucia, così lo Vabbè. state cercando a me. Grazie davvero, in bocca al lupo per tutto, buon lavoro, sempre Ciao, complimenti. grazie. Piccola pausa per noi e abbiamo un'intercettazione un po' forte.